Amici di Wild Hunters, eccoci qua, è arrivato un pacco per me, eh? C'è posta per te, eh? Vediamo cosa c'è. Ma lo sapete già dal titolo. Guardate che bello, una bella scatola, pesantissima, devo dire, robustissima. Questa volta Benelli ha voluto fare qualcosa in più del solito. Elegantissima, rossa, rosso Benelli. C'è il rosso Ferrari, c'è il rosso Benelli. Eccola qua, la nuova Endurance Best in 308 che utilizzerò per il prossimo test. Adesso vi spiego che cosa farò con quest'arma. Innanzitutto iniziamo un tutorial insieme ad Alberto, nel quale testeremo l'arma con due munizioni da 150 e 180, giusto per vedere le rosate. Poi, dopo questa dimostrazione, invece userò una 150 grani Spitzer da caccia, vi farò vedere la rosata a 50 metri, la rosata di azzeramento, e dopodiché, naturalmente, andremo sul campo di caccia che sarà questa volta non solo in battuta, ma anche in selezione. Infatti, metteremo una slitta e un'ottica per poter fare anche la caccia di selezione. Bene, signori, adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Si tratta della nuova carabina semiautomatica Endurance Best, una carabina che si propone al pubblico come evoluzione del Largo, una carabina che ha avuto un largo successo, soprattutto nel nostro paese. Diciamo che subito che dal Largo riprende l'estetica e alcune caratteristiche fondamentali che costituiscono la base sicura e certa di questa nuova Endurance Best, e vedremo tra poco quali sono. Le grandi novità riguardano soprattutto il lavoro che Benelli ha fatto per garantire una funzionalità e una durata nel tempo di tutti i componenti fondamentali della carabina. Quindi Benelli ha voluto costruire la carabina più evoluta in questo momento al mondo, carabina semiautomatica, proprio per dare all'utente il massimo grado di affidabilità e di durevolezza dei propri componenti essenziali, che sono appunto la canna, la carcassa, il fodero, l'otturatore, lo scatto. Infatti, che cosa vuol dire innanzitutto best? Best vuol dire Benelli Surface Treatment, cioè trattamento superficiale proprietario Benelli. Si tratta di un trattamento superficiale che è stato studiato dai tecnici Benelli ed è coperto da brevetto internazionale e quindi da segreto industriale. Quindi io vi potrò parlare, perlomeno in questo tutorial, poi entrerò più nei dettagli quando farò il video test a caccia di questa carabina che è previsto per la caccia in battuta al cinghiale e anche per la selezione. Entrerò nei particolari, ma vi posso dire subito questo, che si tratta di un trattamento superficiale mai visto, che diciamo ha un perfetto connubio fra il trattamento superficiale stesso e i materiali di costruzione dei vari componenti a cui è stato applicato, perché la parte più difficile perché un trattamento superficiale possa essere il migliore in assoluto è che abbia un ottimo connubio prestazionale con il materiale al quale viene applicato. E qui è stato applicato al materiale della canna, del fodero, dell'otturatore, e quindi ovviamente si trattava di trovare un tipo di materiale, di chimico, un trattamento chimico perfetto per poter essere legato a vari tipi di acciaio. Quindi è stato un lavoro immenso, ma che ha portato un risultato mai visto, perché si parla di resistenza per 1200 ore su nebbia salina, quindi il massimo dell'aggressione che un materiale può mai subire nel corso della sua vita storica, quindi della vita possibile di un componente, ad esempio, di un'arma, come in questo caso un'arma semiautomatica. Si tratta di un trattamento, come vi ho detto, che è stato applicato
alla canna, che è una canna già ad alta tecnologia perché è criogenica, quindi una canna che permette una prestazione a livello di precisione superiore e soprattutto di durata della rigatura della canna. Quindi già una canna criogenica che è stata trattata con questo trattamento BEST. Poi il trattamento BEST è stato anche previsto da Benelli per il fodero, per l'otturatore. Perché? Perché in questo caso si diminuisce, oltre a proteggere al 100% con il massimo possibile della tecnologia attuale, questi due fondamentali componenti meccanici, è chiaro che c'è una diminuzione degli attriti e quindi un'affidabilità meccanica estremamente superiore, d'accordo? Poi Benelli ha fatto un grande lavoro anche sullo scatto, perché lo scatto è un comparto tecnico molto critico nella caccia al cinghiale, perché si caccia sempre in ambienti dove lo sporco, la nebbia, l'acqua, la pioggia, la neve la fanno da padroni. Quindi lo scatto è, avendo dei componenti che hanno delle tolleranze minime, è uno dei componenti più a rischio per i malfunzionamenti. In questo caso è stato trattato con alluminio aeronautico con tolleranze particolari e quindi in modo tale da garantire la massima affidabilità non solo meccanica ma anche nel tempo, d'accordo? Quindi si tratta di una carabina che ha delle componenti estremamente tecnologiche, ma c'è anche da dire una cosa. Last but not least, questo trattamento è stato applicato alla parte, quello che io chiamo il cuore di una carabina semiautomatica, allo stelo presa gas. E questa è la vera innovazione di questa carabina, perché applicare un trattamento del genere a un componente fondamentale come questo è forse, secondo me, la cosa che caratterizzerà veramente il successo di questa carabina, perché è lo stelo presa gas, la parte più critica della carabina, quella che lavora, che fa lavorare tutto, quindi che si prende le responsabilità del corretto funzionamento della carabina semiautomatica, quindi del riarmo. Di tutta la gestione dei gas incombusti, del naturale funzionamento regolare dello spillo del gas, e quindi aver applicato da parte di Benelli ad un componente così importante una tecnologia così avanzata sicuramente avrà degli effetti altamente positivi per gli utenti che decideranno di acquistarla, perché avranno un qualcosa che nessuno possiede e che probabilmente nessuno possiederà per lungo tempo. E naturalmente il fatto di proteggere questa parte fondamentale, quella che diciamo si prende il calore e quindi tutta quella parte meccanica che muove il cuore della carabina, darà anche all'utente una durabilità nel tempo, un'affidabilità nel tempo notevole. Quindi anche questo fatto rende anche la pulizia diciamo ordinaria più lunga e un'affidabilità estremamente allungata, e quindi anche i cacciatori di caccia al cinghiale, che sono notoriamente avulsi un po' da pulire le armi, sono un pochino più protetti rispetto a quelli che utilizzeranno altre armi, questo va detto. Ma in ogni caso, ripeto, questa è una carabina che rispetto al modello precedente ha anche un costo di poco superiore, si parla poco meno di 100 euro, quindi Benelli ha fatto veramente un passo in avanti in questo senso. Perché? Perché quando un'innovazione tecnologica viene messa a disposizione di tutti, allora veramente si può parlare di innovazione tecnologica. Perché tutto questo che è stato fatto, tutto questo grande passo in avanti che è stato fatto da Benelli, se avesse avuto un costo gestibile solo da poche persone,
non sarebbe stata una vera innovazione, però averlo reso possibile a tutti è un grande passo in avanti. Inoltre ha sempre la stessa ergonomia rispetto al largo, però ha la calciatura Comfortech, ha l'Easy Aim, un sistema di bindella con i due puntini verdi in fibra ottica, il mirino in fibra ottica rosso, con una facilità di entrare in mira incredibile. Questo ho veramente visto con questo Aim, con questo sistema nuovo di Benelli, veramente rapido, veramente rapido. Quindi una grande evoluzione rispetto a quello che avevo visto prima. La calciatura ha sempre gli aerosol, cioè il sistema di queste palline che fanno passare l'aria sulle parti, diciamo, della pistola e della stina, in modo che il grip, anche con mani guantate, anche con pioggia, sia sempre al 100%. Questa è una cosa estremamente positiva. E quindi diciamo che è una carabina che si presta a qualsiasi tipo di ambiente, a qualsiasi tipo di impiego. La vedrete presto in azione, in battuta al cinghiale e a caccia di selezione. Adesso, insieme ad Alberto Cecchi, qui all'Armeria Innocenti, andiamo giù al tunnel a 50 Ci vediamo al metri. tunnel. Eccomi pronto a 50 metri, ho già messo una cartuccia in camera, adesso metterò le altre cartucce, le altre due, farò una rosata di tre colpi per farvi vedere. L'arma l'ho già preazzerata a 40 metri però, al tunnel della Benelli, però è stato un preazzeramento così, diciamo, provvisorio. Giusto per avere un riferimento. Adesso però farò una rosata di tre colpi e poi se c'è da spostare qualcosa lo sposterò. Fatto. Adesso andiamo a vedere, un colpo non mi è partito molto bene, il primo, però l'ho fatto in condizioni di tirare un colpo dietro l'altro, in condizioni quasi di caccia, a parte il fatto del rest. Comunque andiamo a vedere. Eccomi qui con la rosata a 50 metri, tre colpi, direi molto buona, molto molto buona, tirata in rapida sequenza, dal rest in piedi, quindi una rosata eccellente. E sono ancora un po' alto. Quindi devo abbassare ulteriormente il tiro, d'accordo? Ma poi per il resto va tutto bene. Allora adesso non mi resta altro che andare a caccia di cinghiali in battuta. Amici di Wild Hunter, salute a voi. Ben ritrovati a questa prima assoluta, prima battuta di caccia al cinghiale con la nuova Benelli Best in 308. Mi è capitata una posta bella in un bosco dove c'è un fosso. Il tiro si presenta al massimo a 20-25 metri. Però il problema è che dove vedete quella luce c'è un tagliato nuovo in discesa, quindi gli animali se arriveranno da quella parte arriveranno giù di corsa. Quindi dovrò stare attento con le orecchie e veloce a capire da quale passaggio arriveranno e quindi sparare. Se passeranno laggiù
Il tiro si può presentare anche a 40-50 metri. Vedremo. Vedremo come va questa battuta. Sono molto, molto eccitato per questa nuova prova dell'Endurance Best. Mi ricorda anni e anni addietro quando provai il suo antesignano appena uscito, il modello preproduzione, fu il primo giornalista a testarlo sul campo. Sono passati tantissimi anni, ma il ricordo è ancora vivido in me. Speriamo di fare bene come ho fatto quella volta. Bene, ora silenzio e a caccia. È fermo, è fermo. Per ora la battuta sta andando veramente bene. Uno l'ho fermato sul posto, l'altro mi ha sorpreso, erano uno grosso e due piccoli. L'ho colpito laggiù e rotolato, l'ho ricolpito laggiù davanti ed è rotolato là di sotto un bel animale. Però non mi posso ovviamente muovere dalla posta adesso. E appena è finita la battuta andremo a vedere, vi farò vedere, c'è tantissimo sangue e speriamo di aver fatto coppiola. Come prima battuta con l'Endurance Best mi sono trovato veramente bene, l'arma viene subito alla spalla e le mire cadono veramente diritte sull'occhio, si riesce a sparare in pochi secondi. Io non ho avuto il tempo con quello grosso, l'animale grosso che è venuto con due piccoli dietro, nemmeno di accendere la telecamera, e però è andata benissimo, sono veramente soddisfatto. Dopo vi farò vedere l'animale qua fermo e poi andremo a cercare l'animale ferito o morto là di sotto. È fermo, non va più via. Wow, tre. Wow. Tre. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Wow. Tre. Fantastico. 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 Che battuta, ragazzi. Questo te lo dedico a te, Marsilio. Questi tre animali, alla tua posta, alla tua ultima posta, te lo dedico a te. Ci rivediamo lassù. Ecco, questo è il terzo cinghiale che l'amico Giacomo aveva sparato e è entrato nel fosso, l'avete visto nelle riprese, e gli ho sparato praticamente appoggiandogli la carabina sulla testa. Degli altri due animali che avete visto, il primo che è caduto si è poi rialzato,
ed è scomparso, mentre invece il secondo è stato riammazzato dall'amico Saverio, e questo ve lo farò vedere dopo. Quindi un test direi eccellente. Vi ho già detto prima le caratteristiche di base che ho notato rispetto al largo, e cioè che non so come, ma questo, mentre largo avevo sempre l'esigenza di adattarmi io all'arma, questa qui mi viene molto meglio. Non ho idea del perché, del per come, però questa è una carabina che è molto più veloce, e infatti avete visto nelle azioni che la velocità è stata, diciamo, la sua caratteristica migliore. Adesso mi aspetta un test ancora più difficile, perché adesso andrò all'Armeria Innocenti, farò montare la slitta e il canocchiale, quindi lo userò per i tiri a lunga distanza in caccia di selezione e in contenimento danni. Quindi la prima parte del test direi che è andata veramente molto 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 bene. Come ho detto, questi tre animali a cui ho sparato li ho dedicati a un amico, ve l'ho detto prima, e spero che sia di buon auspicio per quest'annata, va bene, un po' segnata dal maltempo e da tante altre cose. Benissimo, il test continua. Eccomi qui con Saverio, che ti ringrazio tantissimo. Io ringrazio te. Allora, guardandolo, appena io avevo sospettato che fosse il secondo, quello grosso grosso, invece guardandolo era il primo che ho tirato, perché c'ha una fucilata lì e una fucilata alta, ed era molto più piccolo. Mi avrebbe fatto più piacere se tu mi ammazzavi quello più grosso. Ma insomma, comunque, questo, l'importante è aver finito un animale che avrebbe, certo, sofferto. Dove l'avevi trovato? Dentro una macchia? Dentro una macchia, sì, dentro una macchia molto fitta. Il cane l'ho sentito abbaiare a fermo, mi sono avvicinato, lo vedevo e non lo vedevo, perché prima però di sparare mi sono voluto accertare che fosse il cinghiale. Sì, era fermo l'animale, gli ho dato giusto il colpo di grazia. Fatto benissimo. Sono contento, perché un po' su tre animali, due almeno si sono portati a casa, l'altro peccato veramente. Però so che ho sentito che ne hanno ammazzato un altro grosso, che aveva anche quello una palla addosso, sì. Chissà che non sia quello. Comunque, al di là di tutto, ti ringrazio tanto, Saverio, veramente. E proseguiamo il test, adesso diventa un po' più difficile, ma si sa, a Wild Hunters si fanno solo le cose difficili. A tra poco. Amici di Wild Hunters, salute a voi, ben ritrovati. Eccoci alla seconda parte di questo lungo e articolato test della nuova carabina semiautomatica Benelli Endurance Best. Come avete visto, la prima parte, caccia in battuta al cinghiale, è andata veramente molto bene. Tra l'altro vi volevo dire che il terzo cinghiale, quello che avevo sparato, che poi in realtà era il secondo in linea, diciamo, di temporaneità, è stato poi ritrovato a 70 metri sotto di me, nascosto dentro un fosso pieno di rovi. E avevamo finita la battuta due cani che continuavano ad abbaiare in maniera molto strana, e quindi i canai sono andati lì e hanno trovato l'animale già morto, quindi aveva fatto pochissima strada. Grande soddisfazione per me, perché era un animale di oltre 130 kg, quindi per me è stata una grande soddisfazione. Tre cinghiali, tre verri in uno stesso giorno è una cosa piuttosto inusuale. Vi ho detto anche che probabilmente ho avuto un aiuto dall'alto, sicuramente così. Adesso entriamo invece nella fase di test di questa carabina, nella contenimento danni e caccia di selezione. Naturalmente dovrà essere approntata qui all'Armeria Innocenti, montando innanzitutto la slitta Weaver Picatinny originale della Benelli sul castello. È una slitta di acciaio. Sostituirò il serbatoio da 4 colpi con questo da 2 colpi, perché qui in Toscana la legge regionale consente l'utilizzo dell'arma semiautomatica per la caccia di selezione e contenimento danni, purché il serbatoio sia limitato a 2 colpi, e quindi è la seconda modifica che farò. Poi ho fatto una scelta,
ho scelto di utilizzare per il test questo cannocchiale, che è una vecchia conoscenza, vecchia per modo di dire, perché l'ho utilizzato 2 mesi fa in Sudafrica per un safari. Si tratta del Leupold VX5 con lenti HD, quindi High Definition, 3,15x44 con reticolo balistico Boone & Crockett. Si adatta perfettamente al calibro dell'arma, appunto il 308 Winchester, soprattutto utilizzando la 150 grani SST della Hornady, che utilizzerò appunto come la stessa munizione che ho usato per la caccia in battuta al cinghiale, la utilizzerò anche per la selezione perché è precisissima, ha grande potere d'arresto, grande penetrazione, quindi mi piace moltissimo. Poi con una canna da 51 centimetri rende veramente bene. Naturalmente adesso scenderò giù al tunnel, preazzererò l'arma a 66 metri, poi andrò al poligono e ottimizzerò il reticolo balistico Boone & Crockett con la croce centrale a 100 metri, non a 200 come avevo fatto in Africa, perché la 150 grani SST Hornady rispetto alla 165 SST Hornady ha una balistica completamente diversa. Quindi azzeramento croce centrale a 100 metri, anche perché qui i tiri non sono certo quelli che si fanno in Africa, e quindi 100, 200, 300 metri, che verificherò tutti e tre, quindi croce centrale a 100 e le prime due tacche a 200 e 300 metri al poligono. D'accordo? Bene, signori, inizia questa nuova avventura con questa fantastica carabina. Adesso con l'amico Alberto Cecchi andiamo giù. Naturalmente, dopo che lui ha montato tutto, andiamo a fare il preazzeramento, poi ci vediamo al poligono e poi naturalmente a caccia. Amici di Wild Hunter, salute a voi. Eccomi al poligono di Lastrassigna con la Endurance Best e il cannocchiale della Leupold montato sopra. Adesso, dopo aver preazzerato al tunnel dell'Armeria Innocenti l'arma in muscia a 66 metri, adesso la zero correttamente con la croce centrale a 100 metri e con la prima tacca a 200 metri. Quindi questa è un'operazione da fare. Sparerò anche un colpo a 300 metri con la seconda tacca, giusto per vedere che la curva sia perfetta, e poi naturalmente ce ne andremo a caccia. A tra poco. Si parte a 100 metri. Eccolo qua, quindi vicino alla mouche, leggermente a destra. Adesso cambio stand, vado a 200 metri e la proviamo a 200 metri per vedere anche se questa tendenza del destra è colpa mia. Cambiamo telecamera, andiamo su 200 metri. Adesso questo è il 300. 100, 100 zoom e il 200. Pensavo ci fosse il 200 zoom, ma non c'è. Comunque, adesso tiriamo a 200. E come ti ha fatto a farlo? Usando la prima tacca del reticolo Boone & Crockett. Sono ancora un po' basso. Ecco fatto. Vediamo adesso se ci siamo. Ecco qua. Regolo naturalmente il parallasse. Ecco. Ho fatto la spalla quasi per bene. Ora dovrebbe andare. Io con 2 euro, non so, 2 euro, non lo fa.
è sempre un po' a destra, è un po' alta. Diciamo adesso io ritirerò un colpo per vedere se ho tirato bene io o meno, e poi eventualmente farò qualche modifica più che altro sul destra, perché e magari proverò anche ad abbassare un po'. Io ho un botto di culo, mi hanno portato un po' di questi 2,22 da scaricare e i bottoni sono dopo. Adesso le ripassavano il solito culo. Magari aveva fatto una colpa di maschieri fermati. La colpa sì. Ecco, questa è una fucilata che mi è partita decisamente meglio, è praticamente a 5-6 cm alta, 200 metri, però è partita molto bene, molto meglio delle due fucilate che mi sono partite all'inizio. Quindi io adesso sul destra e sinistra non cambio niente, abbasserò di due click e basta. E poi niente, andiamo a caccia. Come avete visto, un reticolo precisissimo, molto molto preciso. Adesso non ci rimane che andare a caccia. Eccolo qui ragazzi, il mio fantastico balestrone, un tiro in, come si dice in zona Cesarini, quando ormai non pensavo più di prenderlo, era ormai quasi buio, ho dovuto spremere tutto quello che potevo dal cannocchiale, però è andata bene perché l'ho colpito ed è andato giù come un sacco, e sono veramente felice, un tiro non difficile perché erano poco più di 100 metri, quindi ho usato solo la croce centrale e quindi sono andato bene dentro, però non mi è stato facile, essendo la campana da 44, riuscire proprio a mirare perfettamente, però poi alla fine ce l'ho fatta con un po' di pazienza. L'animale era un po' nervoso, era appena uscito, qualcosa aveva sentito, però poi alla fine è andato tutto per il meglio, sono felice e adesso vediamo se riusciamo ad abbattere magari un bel cinghiale, un altro bell'animale, e a concludere questo test stupendo con questa carabina che ha uno scatto meraviglioso e come potete vedere ci potete fare veramente di tutto. Bene signori, al prossimo selvatico. Eccomi qui ragazzi, per concludere questo test meraviglioso, lungo ma estremamente eccitante e produttivo, con questo ultimo cucciolo di daino. È un tiro particolarmente difficile perché al buio, praticamente ormai mancavano 10 minuti, però 10 minuti prima, ora in questa stagione a dicembre, significa il buio. E ho fatto molta fatica, poi per fortuna, siccome c'era una chiazza di neve, l'animale si è messo proprio sopra la chiazza di neve in passaggio, stava guardandosi intorno, forse mi aveva sentito perché avevo fatto un piccolo rumore,
però a quel punto ho fatto partire la fucilata e l'ho preso, questo è il foro d'uscita, l'ho preso alla spalla un po' di tre quarti, ho sentito il tonfo della palla e l'animale è rimasto lì. Sono molto soddisfatto di questo abbattimento, perché avrei voluto prendere cose più grandi, però ho preso tanti animali, veramente tanti, in tutte le condizioni, e quindi sono veramente soddisfatto. Credo che chi di voi ha bisogno di prendere una carabina nuova ha un nuovo punto di riferimento, anche in queste stagioni che c'è acqua, neve, umidità, nebbia, questa è una carabina insensibile a qualsiasi cosa e soprattutto è precisissima, ha uno scatto meraviglioso e quindi potete veramente avere delle prestazioni eccezionali. Va bene? Ci vediamo a un nuovo video test con armi Benelli. Arrivederci.